scrittore austriaco Richard Gerst nacque a Vienna nel 1883. Vero prototipo di artista geniale e disadattato, incapace di giungere a compromesso con la realtà e in totale antitesi con il clima ancora decorativo del suo tempo, sarà una vera e propria meteora per la brevità e intensità della sua vita. Apparteneva a una famiglia borghese benestante. Il padre, Emil Gerst, era un commerciante ebreo. Già da ragazzo, Gerst decise di diventare un artista con grande disappunto del padre. Dopo essere stato costretto a lasciare il famoso Piaristen Gymnasium di Vienna per comportamenti inappropriati, continuò la sua istruzione con tutor privati. Seguì i corsi dell'Accademia di Vienna, ma a causa del suo individualismo non ne sopportò a lungo la disciplina. A Vienna, dal 1903 al 1908, e nel corso di vari soggiorni in Ungheria, eseguì i suoi dipinti poco numerosi e prevalentemente di figura. A un iniziale influsso di Klimt subentrò quello di Van Gogh e soprattutto di Munch, che poté studiare nel corso di esposizioni viennesi a partire dal 1905 circa. A uno stile legato alla secessione viennese prese il posto quindi una versione del tutto personale dell'espressionismo. Rappresentò spesso se stesso in atteggiamenti diversi. Nel corso del Novecento l'angoscia esistenziale dell'uomo moderno prenderà una trasfigurazione sensibile nel motivo del grido liberatorio o devastante. L'uomo che sorride di Gerst, un autoritratto, è uno degli esempi più emblematici di questa angoscia. Gerst amava provocare e dipingere contro le regole tradizionali, nella convinzione che stava esplorando percorsi completamente nuovi nell'arte. Creò dipinti spietati e sicuri che non aderirono ai modelli precedenti e rimasero unici. La sua opera è quella di un cercatore che ha anticipato gran parte di ciò che è venuto dopo di lui. L'artista si rifiutava categoricamente di dipingere soggetti allegorici e non era interessato né all'arte applicata né all'arte grafica. La pittura di Gerst, al contrario, era caratterizzata da una spietata immediatezza con una totale mancanza di simbolismo o riferimenti letterari. Sebbene Gerst non si associasse ad altri artisti, si sentì sempre attratto dalla musica e dai musicisti. Intorno al 1907 iniziò a collaborare con i compositori Arnold Schönberg e Alexander von Zemlinsky, che all'epoca vivevano nello stesso edificio. Gerst e Schönberg svilupparono un'ammirazione reciproca basata sui loro talenti artistici. Le opere più belle di Gerst sono i ritratti. Due gruppi della famiglia dell'amico compositore, Arnold Schönberg, sono notevoli per la loro intensità psicologica, ma questa amicizia finì tragicamente. L'artista, dopo essere fuggito con la moglie di Schönberg, si suicidò. Era il 1908 e Gerst aveva appena 25 anni. La sua pittura inaugura uno stile di intensa immediatezza espressiva, dove la forma si identifica con il groviglio materico e l'inquieto uso del colore. L'opera di questo pittore anticipò l'espressionismo di Kokoschka e rimase poco conosciuta fino agli anni 30 del XX secolo, quando fu acclamato come il Van Gogh austriaco. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!